E innanzitutto saluto tutti i grizzlini, i viaggiatori, i mosher. Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, e questo vlog in fondo è un po' la continuazione del vlog precedente, anche perché, breve antefatto, venerdì 23 ho registrato il video che avete visto domenica 25 mattina. Dopo che ho registrato questo video, in cui ho parlato di YouTube Heroes preoccupandomi soprattutto della sezione che riguarda i sottotitoli, e a buona ragione, fra poco ci arriviamo, poi con calma mi sono andato ad approfondire tutto il discorso che riguardava le minacce di censura, delle quali non ho voluto esprimermi più di tanto. Ho detto che appoggiavo l'analisi di Zeb89, che continuo ad appoggiare non tanto per il discorso della censura, quanto per il discorso che YouTube si sia buttato su quest'idea, soprattutto anche per via dei minori introiti pubblicitari sicuramente provocati anche dall'uso di Adblock. Però diciamo che venerdì pomeriggio, con calma, mi sono andato a leggere tutta la sezione che riguardava la censura, perché dato che tutti quanti parlavano della censura, io ho detto «sì, ma nessuno qua ha notato sta cosa dei sottotitoli». Qua a Siracusa, nella provincia, c'è stato in questi giorni un fatto di cronaca abbastanza increscioso, dei ragazzi che avevano lanciato un gattino in aperta campagna, per aria, facendolo ricadere. Questo gattino sicuramente, purtroppo, è morto, e c'era il video su YouTube che era già stato segnalato più volte, ma YouTube non aveva preso nessun provvedimento. Finché non si è aperta l'indagine, l'arma dei carabinieri ha chiesto a YouTube le informazioni su quel video, YouTube ha dato le informazioni e a quel punto ha rimosso il video, senza nemmeno la richiesta del giudice, perché diceva «va bene, qua ci sono le informazioni, però c'è violenza sull'animale, quindi intanto lo stiamo rimuovendo». È lì che innanzitutto uno si chiede «ma guarda un po' come funziona YouTube Heroes, se io faccio una segnalazione e il video effettivamente va contro il regolamento, il video viene rimosso e io guadagno un punto, ma se io faccio la segnalazione e il video effettivamente non va contro il regolamento di YouTube, io perdo il punto». Ci sta, perché sennò tutti quanti segnalerebbero a manetta, cosa che non è mai successa, perché mai a nessuno sono successi di avere delle shitstorm sotto i commenti e centinaia di bambini che gli segnalano tutti i video sul canale. Non è mai successo. YouTube Heroes, in effetti, non ha cambiato il funzionamento delle segnalazioni, cambierà la meccanica fisica per facilitare il discorso delle segnalazioni. Tanto i bambini che vogliono segnalare centinaia di video c'erano prima, ci sono adesso, ci saranno anche con YouTube Heroes. La differenza sarà che se prima tutte queste segnalazioni generavano solo rumore di fondo, adesso, oltre a generare rumore di fondo, gli toglieranno anche i punti e li faranno uscire dal programma, se ci vogliono entrare. Ora, come dicevo, venerdì pomeriggio ho letto con calma il funzionamento del progetto, poi sono usciti dei video più chiarificatori, in particolar modo l'interessantissimo video di Giorgio Taverniti. Tra l'altro il video di Giorgio ve lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda se non l'avete già visto, perché chiarisce molto bene il punto censura del progetto YouTube Heroes. A questo punto, venerdì ho girato il video, venerdì pomeriggio mi sono letto condizioni d'uso, sabato mattina sono andato a prendere Dell'Imello all'aeroporto di Catania, perché Dell'Imello è venuto qui a Siracusa, è stato ospite del SIL Games. Abbiamo parlato amabilmente un pochino anche dell'Allegria Mini, perché se l'è comprata da poco, e Delli è stato così simpatico da dirmi «sai che c'è? Già che c'è la telecamera, già che funziona, già che siamo qua e dobbiamo fare un'oretta di strada, parliamo un pochino, accendi la telecamera!» E abbiamo avuto modo di fare una amabile chiacchierata a proposito di YouTube Heroes. Ora, dato che l'argomento del contender era soprattutto quello sulla censura, Delli giustamente ha letto tutto quello che riguardava la segnalazione dei video e le segnalazioni multiple. Io anche sono andato a leggere quello che riguardava la segnalazione del video e le segnalazioni multiple, ma prima di girare il vlog mi hanno letto tutto quello che riguardava i sottotitoli, che era abbastanza poco, abbastanza breve. Era più complessa la spiegazione che è venuta fuori sul discorso della censura, perché c'è stato un chiarimento sui forum, anche a causa, appunto, di tutta la shitstorm che si è generata. Delli stesso, sul discorso dei sottotitoli, non sapeva alcune cose, giustamente mi disse «cavoli, sei tu l'esperto dei sottotitoli di YouTube Italia, quindi facciamo questo chiarimento». E quindi a questo punto, prima di continuare questo vlog, vi lascio una
buona parte di questa amabile chiacchierata che abbiamo avuto sulla strada di ritorno verso Siracusa, io e Daily Mello. Eccola! Allora, no, qui è un video invece importante che dobbiamo fare, Grizzly, quello su YouTube Heroes, perché io sul mio canale ho parlato, ma abbastanza velocemente. E come ben sai, è uscita fuori la notizia che ha sconvolto gran parte degli YouTubers, perché temono che l'abuso di segnalazioni di masse di bambini possa portare alla chiusura dei loro canali. Invece... c'è un invece abbastanza importante leggendo le condizioni d'uso di YouTube Heroes, perché innanzitutto cambia la possibilità di segnalare i canali, ma non cambia la modalità in cui funziona la segnalazione dei canali, quindi non è sufficiente che 100 persone ti segnalino in massa il video perché automaticamente viene chiuso il canale. Altrimenti ci sarebbe un problema ora. Ecco, quindi già c'è quello sicuramente. C'è il discorso che lo stesso discorso vale sulla segnalazione in massa. Sì, è un pochino più semplice perché mi permette di segnalare più video, ma siamo sempre allo stesso discorso. Se segnalo più video si suppone che siano dei video che sono contro le regole, non dei video che mi stanno antipatici. Anche perché, ricordiamo, non è che basta segnalazione, dice chiaramente il forum di spiegazione che tu segnali, se l'esito della segnalazione va a buon fine, perché guadagni, dicono, il punto. Guadagni il punto, se altrimenti non lo perdi, fino a perdere lo status di YouTube Heroes. Esatto. Quindi qual è la preoccupazione? Che quello che ci sarà dietro che raccoglie la segnalazione che possa sbagliare. Però adesso racconto una piccola storia. Vai. C'è uno youtuber di cui non farò il nome, perché questa è ancora una cosa privata, poi magari quando uscirà fuori, che ha tentato di far rimuovere un video dove, digitando il suo nickname, il suo nome, il primo risultato di ricerca viene fuori lui. Ha provato a fare tante segnalazioni, dando i vari minuti in cui appare, nei vari minuti in cui si dice il suo nome e cognome. YouTube in un primo momento gli chiede la carta d'identità, lui manda la carta d'identità, e YouTube dice «non riusciamo ad identificarti», cosa che è impossibile, perché da tutti quanti i minuti dove viene detto il nome, dove si vede la faccia, la carta d'identità va. Oggi però è stato aggiunto un nuovo metodo di segnalazione su YouTube, quando vai ad aprire la tendina. Cioè puoi mandare direttamente una mail a qualcuno che sta dentro YouTube. Ora, cari amici che state dietro YouTube e che fate, che raccogliete queste segnalazioni, io mi chiedo chi vi abbia formato e soprattutto qual è la vostra utilità se non riuscite a fare neanche l'operazione più semplice. Perché una volta che è stato contattato in privato questo qui di YouTube, grazie alla mail, gli viene spiegato tutto, dice sai che cosa hanno fatto? Ti danno un modulino. Sì. Che è lo stesso che avevi compilato prima. Sì, classico. Dando tutti i contenuti. Quindi è una cosa fittizia che c'è l'uomo dietro. Non puoi fare nulla in avanti, nemmeno abuso. Stiamo parlando di una live scaricata da un canale, ricaricata su un altro canale, che ha sul canale spezzoni di video di Mediaset, spezzoni di video di Sarabanda. Cioè siamo proprio contro totalmente le regole di YouTube. E tu mi dici, funzionario di YouTube, che io non posso rimuovere quel video. Sì, quello è come la storia di Facebook, che se tu dici capezzolo ti sospendono per un mese. A me è successo. Sì, infatti. E poi vai a segnalare alla pagina «Hitler ha fatto bene», no? E secondo le regole. Però io mi chiedo, Rizzi, no? Tutti questi youtuber, volendo possiamo fare pure i nomi, ma siamo sul tuo, non li faremo. Se non vuoi. Evitiamo di fare nomi. Allora, che creano un allarmismo che poi viene ripreso tutti quanti perché si dà credibilità a certe persone che per me sono disinformatori cronici, va bene. Ma ora si sta dicendo in giro che con questo YouTube Heroes si rischia il canale, si rischia il canale. Ma io dico, ma informatevi, andate a leggere il foro, soprattutto l'avete mai fatto la segnalazione? Avete mai visto l'inefficienza di una segnalazione su YouTube? Ma c'è un altro punto che qua il zio è esperto, forse il massimo esperto di YouTube Italia. La parte dei sottotitoli. Sì, sui sottotitoli, modestamente. Su YouTube Heroes dice che per acquistare uno status sempre maggiore, per passare di livello, sarà possibile non solo segnalare i video che devono andare a buon esito. Esatto, ma si può fare punteggio facendo, collaborando, contribuendo nei sottotitoli. Addirittura si parla di un punto per ogni frase. Può essere un discorso molto interessante, perché d'altronde attualmente tantissimi stanno collaborando. Io stesso collaboro alla traduzione dei sottotitoli, in fondo gratuitamente, per il piacere di consentire alla diffusione di un video, perché se un video mi piace e vorrei condividerlo con gli altri, è un video in italiano, io gli metto i sottotitoli in inglese, non solo lo posso condividere con gli altri, lo posso condividere anche con persone che magari non parlano italiano. Anche per far vedere la comunità italiana, che diciamo è un po' più senza stessa, no? Però come funzionerebbe la segnalazione, cioè questa cosa di sottotitoli? Allora, c'è un problema, innanzitutto, che è questo. Innanzitutto già adesso c'è una grande diffusione di utilizzare la contribuzione ai sottotitoli per giocare, cioè
invece di fare la traduzione dei sottotitoli, ci sono tantissimi bambini che ci scrivono sotto «Sì, sì, guarda la pettinatura, sì, sì, c'ha gli occhiali storti» sui sottotitoli, quindi okay, sottovalutando i sottotitoli. Ora, da una parte c'è la possibilità che se tu gli dici ai bambini «Se contribuisci ai sottotitoli ti diamo un punto», innanzitutto fanno? Si buttano a farlo, si buttano a farlo così perché non gliene frega niente, perché i sottotitoli sono poco valutati, sono sottovalutati, sono sottovalutati. E il problema è che quando tu fai un contributo di comunità, il contributo è, deve essere approvato dallo youtuber ed è sottoposto al controllo della comunità. Cioè non basta che io, youtuber, che ho preso i sottotitoli, l'accetto deve essere accettato anche da altri? Posso accettarli direttamente io, ah, quindi posso... Però possono innanzitutto revisionarlo alla comunità. Okay. Il problema è che se tantissime persone della comunità dicono che vanno bene, che succede? YouTube automaticamente li attiva e mi manda la notifica «Abbiamo attivato i sottotitoli in, che ne so, turco in questo video». Quindi dovrebbe esserci miliardi di troll che fanno... che dicono che vanno bene. E io mi trovo il video sottotitolato in turco, in armeno, in otomano... Però io spero e credo che, come c'è un sistema di punizione e premio per le segnalazioni, ci sia anche punizione e premio per i sottotitoli. Allora, questo discorso non è molto chiaro, perché attualmente si suppone che ci debba essere, però attualmente, come dicevo, già adesso ci sono tantissimi, soprattutto grandi youtuber, che sottovalutano la funzionalità dei sottotitoli, quindi quando arrivano segnalazioni «Tizio ti ha fatto i sottotitoli in turco», «Boh, vabbè, abilitali», vai. «Boh, vabbè, abilitali», Però guarda, io dico una cosa, che YouTube Heroes si è sbagliato una cosa, è il modo di divulgare quello che dovrebbe essere. Qualche informazione in più, qualche dettaglio, il forum è molto scarso. Però secondo me è anche un'arma a doppio taglio, perché in fondo hanno detto che la cosa che dà maggior punteggio è proprio partecipare attivamente, esatto, al forum. Cioè si sono attivati un po' di gente sul forum. Anche se per l'Italia ancora non è previsto, ho letto di vari stati che ci stanno, ci sta solo Spagnolo. Sì, vabbè, come tutte le cose comincia intanto sull'America, sui si stati. Ti sei proposto con YouTube Heroes? Mi sono proposto, anche se mi sono proposto a molte cose della beta e addirittura in molti casi non ho neanche avuto una risposta. Tanto per dire ok, abbiamo preso visione della sua domanda. Io, se fai tutti quei sottotitoli non possono andare. Ma infatti io mi chiedo anche se quando comincia il piano YouTube Heroes si considera anche quello che è stato fatto prima, o se si dice comincia da adesso, perché se si considera quello che è stato fatto prima, d'altronde si dà anche un ringraziamento a chi sino ad oggi. Ma non solo, è anche un metodo per selezionare, cioè non è che prendi il bambino con zero video, zero cose, zero esperienza. Ecco, quello che si mette a fare sottotitoli e cose per fare punteggio appena sale e basta, non faccio più niente. Io spero che per poter diventare YouTube Heroes di quello che segnala, devi fare un piccolo quiz per conoscere per vedere se tu conosci le normative di YouTube. Ecco. Perché altrimenti quello su quella base che mi segnala, sulla base di sto gran c***o, scusi signor Grizzly. Ecco, no, nel caso metto qualche bip, come esatto, ho fatto con il buon Baby Florio. No, ma salutiamo Baby Florio, una volta siamo andati in live insieme. Naturalmente c'è quello, c'è comunque il discorso che, come dicevo, si tratta anche di vedere che cosa succede con i grandi youtuber che non curano i sottotitoli, si tratta di vedere che cosa succede con la situazione di, se vogliamo considerare già hero esistenti, quelli che sino ad oggi hanno contribuito a moderare le live, a fare sottotitoli, eccetera, o se si parte da zero, perché anche questo non sarebbe molto corretto nei confronti. Cioè tu dici a me, io è un anno che traduco sottotitoli in giro, e da domani avrai la possibilità di avere dei riconoscimenti, però parti da zero, quindi tu che hai lavorato un anno, e lui che comincia oggi, ragazzino, partire dallo stesso punto. No, sarebbe una vera. Ora, nella speranza che si sia chiarito questo discorso sulla censura, quello che io mi auguro che prima dell'arrivo del progetto YouTube Heroes in Italia, che conoscendo come vanno le cose passerà del tempo, mi auguro che invece migliori la situazione che c'è in Italia riguardo ai sottotitoli, riguardo alla cultura dei sottotitoli. La collaborazione della community nei sottotitoli YouTube la introdusse per i creatori di contenuti verso la metà del 2014. È stata introdotta in beta, prima ad alcuni canali, poi ai canali con più di 500 iscritti, poi alla fine a tutti i canali nel corso del tempo. Io ho dovuto aspettare di avere 500 iscritti per potermi aprire alla collaborazione, ai contributi della community. Dopo che l'ho fatto, dopo circa un mesetto e mezzo, questo discorso si è aperto a tutti. Quando questo discorso dei contributi della community si è aperto a tutti, ci sono stati alcuni youtuber che hanno scritto sulle loro pagine Facebook «Guardate che ho aperto i contributi della community per i sottotitoli, se volete potete sottotitolarmi i video». Al che a due o tre youtuber io ho risposto, forse in maniera un pochino irriverente,
guarda, a me piacerebbe tantissimo poter aiutarti nel condividere i tuoi video utilizzando, per esempio, la traduzione dei sottotitoli e permettere quindi di diffondere i tuoi video anche nei posti dove non si parla la tua lingua. Però sarebbe un gran bel passaggio se tu, in primo luogo, mettessi i sottotitoli in italiano per i non utenti nei tuoi video, per mostrare quel minimo di buona volontà. Nessuna risposta. Cioè, il contributo della community dei sottotitoli è diventato «lavorate per me». Ci sono youtuber che ci mettono l'impegno nel realizzare il video e nel fare i sottotitoli per i non utenti, e lì è un piacere collaborare nella traduzione dei sottotitoli. Ci sono già adesso, perché vi ripeto, non pensate a YouTube Heroes farà sui sottotitoli, cominciamo a pensare a quello che è stato fatto sino ad ora sui sottotitoli. Uno Smarter Everyday, un Kurzgesagt, un Tom Scott, che hanno i loro video sottotitolati in inglese per i non utenti, che hanno la collaborazione, i contributi della community aperti ai sottotitoli, sono canali che sono sottoposti a grandi controlli, sono canali in cui abbiamo noi stessi il piacere di andare a tradurre i sottotitoli, andare a revisionare i sottotitoli e andare a fare in modo che le revisioni rappresentino effettivamente sottotitoli in quella determinata lingua. Se io vado a revisionare i sottotitoli in italiano sotto un video di, appunto, Destin, di Smarter Everyday, se sui sottotitoli c'è scritto «Guarda sto deficiente con gli occhiali», io immediatamente segnalo il sottotitolo. Via! Questa revisione deve essere cancellata! Ma... e c'è un ma... sino ad oggi questo meccanismo ha funzionato. Da domani, con YouTube Heroes, questo meccanismo continuerà a funzionare nel medesimo modo, però in più tutti noi che abbiamo revisionato o tradotto i sottotitoli, quando quei sottotitoli saranno effettivamente pubblicati, guadagneremo un punto per ogni frase che è stata sottotitolata. Se la revisione viene rifiutata, non guadagneremo niente. Continueremo a farlo sui grandi canali, perché si meritano questo lavoro, ma su quei canali medio-grandi di nicchie specifiche, quello che è successo sino ad oggi continuerà a succedere anche domani, dopodomani, con YouTube Heroes. Perché non è che YouTube Heroes mette a disposizione delle persone che prima non c'erano, riconosce un merito alle persone che già ci sono. E se io per primo, se vedo, faccio un esempio pratico, se io vedo un video di un gameplay di Minecraft e mi si dice «vuoi revisionare i sottotitoli di questo video?», io non è che rispondo di no, rispondo direttamente «per piacere, YouTube, non mi segnalare più video di questo canale, perché non mi interessa!» E YouTube, di conseguenza, non mi segnalerà più video di quel canale. Lo fa già adesso! Con YouTube Heroes continuerà a farlo, perché YouTube Heroes sui sottotitoli introduce solo il punteggio, la meccanica non cambia. Sino ad oggi, molti di questi canali hanno traduzioni della serie «ma guarda questo con gli occhiali da sole blu cinesi!» I bambini che fino ad oggi hanno fatto queste traduzioni, domani continueranno a fare queste traduzioni, ci guadagneranno dei punti. YouTube Heroes non introduce nessuna figura in merito ai sottotitoli. YouTube Heroes si limita nella figura del traduttore dei sottotitoli a riconoscergli un punteggio. La figura del traduttore c'è già, la figura del revisore c'è già, e non c'è da ieri, c'è dal 2014. Il revisore volontariamente revisiona dei sottotitoli di un video che gli possa interessare. Se io devo andare a revisionare i sottotitoli di un video, di un gameplay di Minecraft, per dire «non me ne frega niente di sti sottotitoli, fanno schifo, sono giocattoli, sono pieni di fregnacce», non ci guadagno neanche un punto. Quindi ancora di più, chi me lo fa fare? Mentre quando io vado a tradurre o revisionare i sottotitoli di un Destin, di un Tom Scott, di un chi volete voi, di un Matthew Santoro, dello youtuber che mi piace, vado a revisionare i sottotitoli e questi sottotitoli vengono approvati, per me è un piacere aver collaborato alla diffusione di questo video. In più ci guadagna anche un punto. Quella che manca è la cultura dei sottotitoli, come ripeto. Manca la cultura, soprattutto qui in Italia. Manca una cultura. Non ci sono network manager che costringono i loro affiliati «guardati questo workshop sui sottotitoli». Cerca di capire che l'importanza dei sottotitoli non è data dalla frase «sì, i sottotitoli sono importanti, ma parliamo d'altro». I sottotitoli sono uno strumento estremamente importante per tanti fattori. Per il fattore dei sordi e dei sordomuti, per il fattore di chi sta studiando la lingua e si trova la possibilità di avere le parole che sente pronunciate anche scritte,
facilita il discorso della traduzione, perché trovo già i sottotitoli, devo tradurli, li leggo, leggo la frase e la traduco. C'è anche lo strumento di traduzione automatica e lo controlli meglio. Quello che manca è proprio questa cultura, quest'idea. I sottotitoli sono importanti perché non i sottotitoli sono importanti, ma parliamo d'altro. Sono un modo che ha la community di essere coinvolta nella crescita del canale, non un modo che ha la community di lavorare per il proprio youtuber preferito. Ecco perché YouTube chiama chi fa la revisione e chi fa la traduzione dei sottotitoli degli eroi. Perché sino ad oggi lo stanno facendo, lo stiamo facendo in tanti, e lo stiamo facendo gratis. Quindi YouTube dice «è giusto che vi venga riconosciuto qualcosa», ma è giusto che questo avvenga per un merito, non perché ci sono i bambini che vanno a vedere il video del loro canale preferito che fa gameplay di Minecraft, gli approvano sottotitoli per ridere di questo video, di quel video, di quell'altro video, perché sono divertenti questi sottotitoli. Come dicevo la volta scorsa, si fa un bel format, ci sono già i format, guardiamo quanto fanno ridere i sottotitoli automatici di YouTube. Ecco, facciamoli diventare... prendete i sottotitoli automatici e rendeteli ancora più divertenti, e ogni volta che viene approvato il sottotitolo migliore e poi analizzato il prossimo video, si fanno punti. Cioè, ci si porta appresso questa gente, perché non ci saranno i grandi revisori, perché non viene introdotta questa figura. Eros, quello che fa, non è introdurre delle figure, è introdurre dei riconoscimenti a chi queste cose già le fa. Non cambia una virgola la meccanica, se sino ad oggi ha funzionato così, domani continuerà a funzionare così. Questo, insomma, è un po' quello che pensiamo. Io spero che questo discorso sia più chiaro. Sicuramente l'argomento sottotitoli lo tratterò ancora in futuro, perché sto per festeggiare i 300 video sottotitolati, che è un grandissimo traguardo, e voglio cominciare a spingere un pochettino anche su questo discorso. Nel frattempo sto lavorando tantissimo, infatti dovevo cominciare con Vita da Tecnico, dovevo cominciare con MuseyTube, e per il momento slittano un pochino perché sono molto impegnato col lavoro. Questo stesso video avrei voluto tirarlo fuori verso mercoledì o giovedì, ma purtroppo troppo lavoro e mi sono riuscito a liberare solo per arrivare a montarlo al volo e pubblicarlo domenica, quindi mi dispiace. Comunque restate collegati, perché arriveranno anche gli altri contenuti. Io sono Grizzly, vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, ringrazio il grandissimo Dellimello, il più grande vlogger italiano, trovate il suo canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi se non lo conoscete già, è molto bravo, soprattutto perché si può essere o non essere d'accordo con lui, per carità, ci mancherebbe altro, ma è una persona estremamente aperta alla discussione, che è la cosa più importante, non è una persona che «la mia posizione è questa, qua c'è il paraocchi e non ascolto nessuno», al contrario è molto piacevole discutere con lui e trovarsi con punti di contatto, o anche con punti di contrasto, ma è una persona veramente squisita. Io come sempre vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo anche che se vi iscrivete al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo, sulla annotazione e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!